Buonasera a tutti, io vi porto naturalmente il saluto dell'amministrazione comunale, vi porto il saluto della città di Parma che rappresento in questa serata di festa, perché ovviamente è una serata di festa per una salvezza che io dico che vale doppio dopo un campionato veramente molto, molto tormentato. Io credo che fino a qualche settimana fa nessuno poteva sperare di raggiungere questo risultato, cioè quello della salvezza, con qualche settimana di anticipo. Eppure ci siamo riusciti, siamo qua a festeggiare con tutta la città e quindi in questi casi i complimenti e le congratulazioni sono d'obbligo e quindi da parte mia, da parte dell'amministrazione, da parte della città, le congratulazioni vanno al presidente Ghirardi, quindi grazie a Ghirardi che ha dato una proprietà, io lo ricordo sempre, a questa squadra che fino a qualche anno fa, a differenza delle altre squadre, non aveva una proprietà. Grazie a Leonardi, grazie a tutto lo staff, quindi grazie a Leonardi e grazie a tutto lo staff dirigenziale che nel momento più difficile ha saputo prendere le decisioni giuste. Un ringraziamento naturalmente va a tutta la squadra, a tutti i giocatori di cui eravamo certi delle loro qualità e però non ci spiegavamo i risultati fino alla partita col Bari, ecco, partita molto sofferta, però giocatori che nel momento giusto hanno saputo tirare fuori la grinta e quindi hanno saputo mantenere e portare il Parma, mantenerlo in Serie A. Ma io credo che un ringraziamento doppio vada soprattutto alla tifoseria, vada alla tifoseria del Parma, a tutti voi che non avete mai smesso di credere nella squadra e avete confermato questo rapporto straordinario che c'è sempre stato tra la città e la squadra. Fin da quando Parma se la giocava con le sette grandi, quando Parma ha lottato per la salvezza, quando è andato in Serie B, quando è ritornato in Serie A, c'è sempre stato un rapporto straordinario tra la squadra e la tifoseria. Quindi un ringraziamento doppio va ai tifosi del Parma e tutti coloro che sono andati allo stadio e che hanno sostenuto la nostra squadra. Ora l'auspicio è per l'anno prossimo che il Parma possa rimanere in Serie A, che la squadra possa mantenersi in forma, anche perché Parma è una città di Serie A e si merita una squadra di Serie A. Buona cena a tutti e grazie.